Allora, quando io sono arrivata in Italia, mi hanno spiegato che esistono tre tipi di italiani: quelli del nord, quelli del centro e quelli del sud. E che tra loro ci sono delle differenze molto grandi. Io sinceramente queste differenze non le ho mai capite. Quindi io vorrei approfittare di questo momento perché davanti a me c'è Alessio Boni del nord, Flavio Insinna per il centro. Del centro e Gigi D'Alessio. Indovina un po'. Indovina un po'. Allora partiamo da un'attività che sicuramente come italiani vi accomuna. Sì. Tutti andate a prendere il caffè al bar. Sì. No? Sì. Allora, da noi funziona così, tu entri nel bar, uè, ciao Gnari, come va oggi, osti? Ma è partito un po' male la giornata anche, però. Gianji, fammi un bel caffettino lì con un goccino di grappa dentro, anzi, no, fa così, fammi un bel grappettino pieno, pieno, pieno e ci metto un goccintino di caffè, va bene Gianji? Il centro? Ma più o meno entriamo al bar, ciao Chicchi, ciao belli, Enzo, fammi un caffè guaraforte perché oggi tra mangiare e dormire ci ho avuto un minuto di riposo. Nell'iconografia. Vabbè, maestro, Gigi? Da noi al sud funziona così. E basta. Sono sintetici loro, capito? Sono della sintesi, capisci? Allora, parliamo della delle vostre città. Uno dei problemi che accomuna tutta l'Italia è lo smaltimento dei rifiuti. Voi come affrontate questo problema? Noi al nord facciamo la raccolta differenziata, quella giusta, quella regolare, carta, vetro, plastica e umido, come dice proprio il governo. Non si può dire niente, come si dice si fa, giusto? No, dico, anche noi del sud facciamo la raccolta differenziata, plastica, vetro, fa sta faccia però. Flavio, tu? Anche noi facciamo la differenziata, ma che tipo di differenziata? Spiegami un po'. Certo, c'è la carta, c'è l'umido, c'è il vetro, c'è la plastica, la differenziata nel centro, un anno famo la carta, un anno famo il vetro, un anno. Di ognuno. E l'ultimo anno non la facciamo perché se dovevamo riposare da differenziata. Certo, giustamente. A domani. Allora, un altro problema delle grandi città italiane è la viabilità, soprattutto il parcheggio. Sì. Voi come vi comportate davanti a questo problema? Noi a Bergamo parcheggiamo rigorosamente nelle strisce blu, quelle bianche. Poi scendiamo, guardiamo se il pneumatico tocca appena appena la righetta, la riparcheggiamo bene, poi dopo andiamo alla colonnina, mettiamo i soldi e paghiamo la sosta. Normale, come il regolamento, come lo statuto dice. Ma no, un chirurgo proprio. Io mi voglio intonare proprio al mio amico Alessio. Pure noi a Roma, al centro, arriviamo, scendiamo da macchine rigorosamente e spostiamo il cassonetto. Se no non c'è. Poi mettiamo la macchina, anche noi abbiamo un nostro rigore, ma scendiamo anche noi dalla macchina, giriamo intorno, guardiamo se con la ruota abbiamo schiacciato un sorcio, un gabbiano, perché siamo ambientalisti convinti, poi guardiamo all'orizzonte, facciamo 7-8 km a piedi e andiamo a pagare la sosta nell'apposita colonnina. Vabbè. E col taxi ritorniamo alla macchina. Però lo fate, però lo fate. Guarda, noi a Napoli parcheggiamo dove si trova spazio. Poi paghiamo la sosta nell'apposito parcheggiatore abusivo. Allora, quando ci vuoi, ci vuoi. Lasciamo per un attimo i problemi sociali e passiamo alla sfera affettiva. In amore, come vi approcciate a una donna? Noi al sud siamo dei romantici. Noi portiamo le donne a Posillipo, gli facciamo vedere il golfo di Napoli che sembrano due braccia catastregnana. Questa è la nostra veduta. Napoli. Romanticità pura. Romanticità pura. Flavio, Alessio, ti rispondo. È chiaro, non si può reggere il paragone, però anche noi a Roma al primo appuntamento parcheggiamo a piedi con la nostra bella, saliamo su fino al Pincio, perché siamo poetici anche noi, Trilussa, il Belli, siamo poetici, e poi da lì sopra, che si domina con la vista tutta Roma, la città eterna, dici guarda tesoro, guarda i vigili che ci stanno a fare la multa, guarda i vigili, aspetta, me la porta via, scendo subito. Vabbè, l'hai coinvolta in qualche cosa, adesso questa faccia un po'. No, noi al nord siamo più impulsivi, cioè, appena viene una ragazza la prima sera che la porti fuori, controlli quali sono le città più belle attorno a Bergamo, dove portarla, la porti a Milano perché è la Gran Milano, la porti al Duomo dove c'è
la guglia, là, quel monumento là, gotico meraviglioso, la porti su, la porti su, la porti all'ultima guglia, la porti alla Madonnina e dici, vedi, che si vede, che da qui si vede... Sa vede un bel niente, che è tutta una nebbia, che non si vede niente. Ah, ce l'ha detto, ce l'ha detto. Bravo! 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 Allora, ultima domanda. E se si parla di affettività, dobbiamo parlare anche di matrimoni. Sì. Già vedo la risposta. In Italia la separazione sono in aumento. Da voi com'è la situazione? Noi al nord ci si sposa sempre meno, massimo un matrimonio dura 10-15 anni, non di più. Sì, sì. Ah, vabbè. Sì. Un po' triste, ma così. C'è grande crisi, da noi a Roma al massimo si sposa massimo, proprio lui, uno massimo. E basta. Dura 15 anni, certo. Massimo, proprio, l'altri non lo so, l'altri nomi. Noi al sud ci sposiamo tutti. Ah, bello. E anche da noi dura 15 anni, solo la cerimonia. Pensa un po'. Alessio Boni, Flavio Cin, Gigi D'Alessio, venite qua con me! Venite qua, raggiungetemi qua! Grazie Vanessa! Comunque dai, abbiamo scherzato però, gli italiani siamo... Siamo italiani. No, scusa, ma non perché io debba tornare, è chiaro che stiamo giocando, però ho fatto una piccola riflessione perché mi piace sempre arrivare studiato, ne poi dagli amici. Certo. E voglio dire, non so se è proprio l'unica al mondo, però Roma è forse l'unica città al mondo che se fai l'anagramma e viene fuori amor. Roma è Roma, con tutti i problemi che ha, ma Roma è Roma. È amore, l'amiamo. L'Italia è una, ragazzi. Infatti. Sì. L'Italia è una, è piccola, è stretta. Teniamocela. No, è vero. Bella gara. Bravo. Io sono d'accordo, però l'Italia è bella tutta. Bella. Devo Alessio, che sta riflettendo.